rotatoria è da considerarsi a tutti gli effetti un'intersezione, per cui le entrate e le uscite dalla stessa sono da indicare utilizzando le frecce. È segnalata da un cartello blu con delle frecce bianche disposte in modo circolare e Gubela, ogni volta che si entra all'interno di una rotonda, consiglia innanzitutto di moderare la velocità e di osservare molto attentamente il comportamento di tutti gli altri conducenti, sempre. In mancanza di uno specifico segnale di dare precedenza, la precedenza va a chi si mette all'interno della rotatoria, mentre, siccome in questo caso il segnale è presente, la precedenza va a chi si trova già all'interno della rotatoria. Bisogna prestare massima attenzione alle rotatorie con alta densità di traffico. In questo caso il conducente che si mette all'interno della rotatoria potrà scegliere la corsia libera che preferisce e dovrà mantenere però la stessa posizione all'interno dell'anello per tutta la rotatoria. Quando sarà l'ora di svoltare a destra e uscire dalla rotatoria dovrà spostarsi lentamente nella corsia più a destra, stando attento a non tagliare la strada ad altri veicoli e soprattutto azionare gli indicatori di direzione.